Diritto civile, video lezione numero 9. Il legato, la comunione e la divisione dell'eredità. Il legato. Il legato è una disposizione mortis causa a titolo particolare, in base alla quale un soggetto cosiddetto legatario succede in uno o più determinati diritti reali o in uno o più rapporti determinati che non vengano considerati come quota dell'intero patrimonio. In relazione alla fonte si distinguono il legato testamentario, che trae origine da una disposizione testamentaria, il legato ex legge, che trae origine da una norma di legge. In relazione al contenuto si distinguono il legato di specie, che ha per oggetto o il diritto di proprietà su un bene determinato o altro diritto reale già appartenente al testatore, il legato di genere o di quantità, ha per oggetto una cosa che fa parte di un genere, ad esempio denaro, solo a seguito della specificazione il legatario diventa proprietario della cosa specificata, essendo titolare delle more solo di un diritto di credito. Legato obbligatorio attribuisce al legatario un diritto di credito che nasce dal testamento e che fa sorgere un'obbligazione a carico dell'onerato. Legato liberatorio libera il legatario da una obbligazione. Sublegato sia quando il soggetto che è tenuto alla prestazione oggetto del legato è anziché l'erede un altro legatario. Prelegato. Il legato del quale beneficiario sia uno dei coeredi. Costui pertanto cumula a carico di tutta l'eredità le due qualità di coerede e di legatario. L'acquisto del legato. L'acquisto del legato ha luogo ipso iure, senza che occorra accettazione. Pertanto, a differenza che nell'acquisto dell'eredità, dell'azione d'acquisto del diritto, coincidono logicamente e cronologicamente. La rinunzia al legato. La rinunzia al legato è un atto abdicativo. Opera rispetto ad un diritto già acquistato e porta quindi non ad un mancato acquisto, ma alla perdita di un acquisto già fatto. La rinunzia al legato è un actus legitimus, pertanto non è possibile apporre termini o condizioni alla stessa. Forma della rinuncia, nessuna forma prescritta in generale, tuttavia quando il legato ha ad oggetto diritti reali sui beni immobili. La rinunzia deve farsi sotto pena di nullità per iscritto. Comunione e divisione dell'eredità. La comunione ereditaria. La comunione ereditaria si configura allorquando più eredi succedono al decuius, i quali diventano comproprietari dei beni facenti parte dell'eredità. Alla comunione ereditaria sono applicabili i principi sanciti in tema di comunione ordinaria. Cessazione della quota. Ogni coerede può cedere la propria quota previa notifica della proposta di alienazione del prezzo agli altri coeredi titolari, a parità di prezzo del cosiddetto diritto di prelazione nei confronti dei terzi. Diritto di riscatto. Se il coerede cede la propria quota a terzi senza compiere la preventiva notificazione agli altri eredi, questi hanno il diritto di riscattare dall'acquirente la quota alienata. Il diritto di riscatto si prescrive in 10 anni e si estingue nelle ipotesi in cui venga meno lo stato di comunione che lo legittimava. Divisione della comunione ereditaria. La comunione ereditaria cessa con la divisione. È imprescrittibile il diritto potestativo dell'erede alla divisione. È nulla la divisione cui non partecipano tutti i coeredi. Divisione parziale. Comporta lo scioglimento della comunione per alcuni beni, mentre altri restano in comunione, cosiddetto stralcio divisionale. Tipi di divisione. Divisione amichevole o contrattuale, praticata con le modalità stabilite dagli stessi coeredi sulla base dell'unanimità dei consensi,
la divisione giudiziale deliberata ed attuata dall'autorità giudiziaria quando manca l'unanimità dei consensi e il coerede che ne abbia interesse proponga l'azione di divisione ereditaria, la divisione testamentaria è la divisione operata personalmente e direttamente dal testatore, il quale può dividere i suoi beni tra gli eredi. Tale divisione può comprendere anche la quota legittima, ma non deve intaccare i diritti intangibili dei legittimari. È nulla la divisione testamentaria se il testatore nella stessa abbia omesso qualcuno dei legittimari o degli eredi istituiti. Limitazione al diritto di divisione. Le parti possono stipulare un patto di indivisione mantenendo lo stato di comunione. Il testatore può, a sua volta, disporre un rinvio della divisione nei casi previsti dall'articolo 713 del Codice Civile. Il giudice può, infine, sospendere la divisione se questa arreca notevole pregiudizio al patrimonio ereditario. Rimedi contro la divisione. L'annullamento. Il contratto di divisione può essere annullato per violenza o dolo ad istanza di ciascuno dei coeredi. L'errore. Se per errore sono stati omessi dei beni, il rimedio è costituito dal supplemento di divisione. Se invece vi è stato errore nella stima dei beni, è prevista l'azione di rescissione per lesione. L'azione di annullamento e quella di rescissione non sono esperibili in caso di divisione giudiziale. In questo caso viene impugnata la sentenza secondo le regole generali. La divisione dei debiti e pesi ereditari. La divisibilità dei debiti ereditari. Nei rapporti interni, cioè tra coeredi, vige il principio per cui i debiti ereditari si dividono fra di loro in proporzione della rispettiva quota ereditaria. Il testatore, tuttavia, ha la facoltà di addossare il pagamento dei debiti ad un solo coerede o ripartire l'onere dei debiti non proporzionalmente. Nei rapporti esterni, cioè nei confronti dei creditori, opera il principio della divisibilità. Il creditore può chiamare in giudizio ogni coerede solo in proporzione alla sua quota, anche quando il testatore abbia previsto una responsabilità non proporzionale tra i coeredi. Eccezionali ipotesi di indivisibilità dei debiti ereditari. Si hanno queste ipotesi eccezionali quando uno dei coeredi possegga il singolo bene oggetto del debito, l'oggetto del debito è indivisibile, il debito sia garantito da ipoteca aggravante su un bene ereditario. La divisibilità dei pesi ereditari. Si definiscono pesi ereditari gli oneri che sorgono come effetto necessario dell'apertura della successione, come imposta di successione, spese giudiziali, di inventario, di divisione, eccetera, eccetera. Queste spese si dividono tra i coeredi allo stesso modo. La collazione. La collazione è l'atto con il quale i figli o i discendenti ed il coniuge del decuius che concorrono alla successione devono conferire alla massa attiva del patrimonio ereditario tutti i beni che sono stati donati in vita dal defunto, in modo da dividerli con gli altri coeredi in proporzione delle rispettive quote. Funzione. La collazione svolge la funzione di mantenere tra alcuni coeredi del decuius quella proporzionalità di quote che è stabilita nel testamento o nella legge. Oggetto della collazione sono le donazioni dirette ed indirette. Non sono tuttavia però soggette a collazione le spese di mantenimento, educazione, malattia, le spese ordinarie, le liberalità fatte in occasione di servizi resi o in conformità agli usi, le cose donate e perite per causa non imputabile al donatario, le donazioni di modico valore fatte al coniuge. Modalità per operare la collazione: occorre distinguere la collazione in senso stretto o in natura. Si realizza rendendo alla massa ereditaria il bene avuto in donazione. In tal caso la collazione implica effetto risolutivo delle donazioni in quanto il coerede cessa di essere donatario. La collazione per imputazione: il conferente addebita la propria quota ereditaria, il valore al tempo dell'apertura della successione del bene donatogli. La collazione per imputazione costituisce regola costante per i beni mobili ed il denaro, mentre per gli immobili il conferente può scegliere tra collazione in natura o per imputazione.